Venerdì Santo, il Vescovo Gesù muore per risorgere, il compimento della nostra fede. Reportage da Viale Milano, i residenti, non è una kashba, la minaccia è la droga. Sanità e PD lancia l'allarme, pochi posti letto, Zaia risponde, il futuro è nella qualità. Autonomia, il ministro Stefani smorta le polemiche, i dubbi di Tria non sono critiche. Video messaggio a Rete Veneta del libero pensatore Francesco Poli, l'ex macello va recuperato. Ladri svaligia un appartamento in città, bottino da decine di migliaia di euro in soldi e gioielli. TG Vicenza, RTV, una buona serata, ben ritrovati nei nostri studi, lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo del messaggio che il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, ha voluto lanciare a tutte le persone. Il Venerdì Santo noi sappiamo che è il momento in cui il Signore Gesù, dopo una lunga passione, dopo essere stato processato sia dall'autorità ebraica e sia dall'autorità romana, poi ad opera dei romani viene messo in croce. Lì ci sono delle parole importantissime. Gesù, secondo l'Evangelista Giovanni, pronuncia quest'ultima parola: tutto è compiuto. Nella sua persona, tutto quello che il Padre gli aveva chiesto arriva a compimento. Arriva a compimento portando poi per noi l'apertura a una vita nuova, alla risurrezione. Quindi vuol dire che anche tutte le nostre fatiche, ma anche tutte le nostre gioie, trovano in quel momento in cui Gesù muore il compimento. Però un compimento che è terreno, che appartiene alla nostra storia, ma che apre invece nella risurrezione a un compimento ulteriore, quando tutti noi saremo chiamati a partecipare alla stessa risurrezione di Cristo. Questa è la fede profonda dei cristiani. Sostanzialmente il cristianesimo potrebbe essere raccolto anche in questa espressione fondamentale, unica: Gesù è risorto, è davvero risorto. Ieri, lo ricorderete, ci siamo occupati dell'inseguimento da parte della polizia locale di un nigeriano che poi si è gettato dal quarto piano e le sue condizioni parevano disperate. Oggi sembra che la situazione sia rientrata, grave sì ma non in pericolo di vita, 50 giorni di prognosi per invece la gente che l'ha inseguito ed è rimasto ferito. Quello che però fa riflettere è la situazione che si sta verificando in maniera sempre più assidua in via Milano. Sentiamo. Abbiamo pensato che siamo sempre le solite, dobbiamo sempre aspettare che succeda qualcosa di grave per cercare di rimettere un po' a posto queste cose che sta sfuggendo di mano. A parlare tra il rassegnato e il preoccupato è uno degli esercenti di Viale Milano che ieri ha vissuto il rocambolesco inseguimento da Campo Marzo di un nigeriano 24enne da parte degli agenti della municipale. Una situazione che rischia di diventare esplosiva. Il pressing delle forze dell'ordine con costanti controlli nervosisce gli immigrati che bazzicano la zona, che cercano di sottrarvisi, disposti a tutto. Solo qualche giorno prima gli agenti della polizia locale sono stati accerchiati e uno è stato morso. Poi, ieri, la fuga e l'inseguimento con il volo dal quarto piano del 24enne nigeriano. Anche lui con la droga, 25 grammi di marijuana gettata a terra nella fuga, non voleva essere controllato. Il problema sono questi ragazzi che sono lasciati liberi di fare quello che vogliono. Sarebbe a osservare, l'altro giorno hanno aggredito un vigile urbano nel quale è staccato un dito e il giorno dopo il giudice ha rimesso in libertà il nigeriano, e allora cosa facciamo? Non ne fanno una questione di convivenza in una via che più multietnica di così non si può. Il problema è la droga. Li conosciamo tutti, sappiamo chi sono, dove sono, cosa fanno, ma come lo sappiamo noi, lo sanno le forze dell'ordine, lo sanno le autorità, lo sanno tutti. Quindi? C'è tutto un casino lavorare, cioè praticamente c'è con le droghe e tutte queste robe qua, perché adesso casino anche per noi dopo alle 8, non possiamo fare alcolici, non possiamo venderlo e cioè è difficile adesso proprio il lavoro. Io direi che la situazione è veramente molto drammatica qua, anche perché a dire la verità io ho anche due bambini che assolutamente quando non sono insieme a loro non li lascio neanche uscire. Più che altro adesso ho visto il discorso qui che scappano quando hanno queste sostanze, scappano dai carabinieri perché forse hanno paura di essere rimandati al loro paese.
per noi commercianti, magari sono delle brutte pubbliche relazioni, perché la gente che vede da fuori pensano che qua ci sia la casba, quando non c'è la casba qui. Alla fine di un difficile pomeriggio, il nigeriano è ricoverato in ospedale, nonostante il terribile volo non è in pericolo di vita, mentre un agente è rimasto ferito durante l'inseguimento a una prognosi di 50 giorni. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Rucco, che ha però anche puntualizzato come, pur nei limiti delle competenze, l'azione delle forze della polizia locale sta mettendo in luce una situazione che fino a poco tempo prima veniva tollerata e non contrastata. Adesso ci occupiamo di sanità. Sanità vicentina, fanalino di coda, questa è l'accusa lanciata dal PD, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia replica: noi puntiamo alla specializzazione. Andiamo avanti, allora adesso la questione delle bare. Ricorderete le bare che sono state ritrovate praticamente distrutte in Val Sugana, accatastate decine e decine di salme, alcune delle quali anche provenienti dal Vicentino, e le indagini continuano. Rimane impressa nella mente l'immagine terribile delle bare accatastate tra i rifiuti di un magazzino di scurelle. Le indagini dei carabinieri continuano per accertare quante salme siano transitate in questo posto orribile. Si pensa ad oltre 300, ma nel momento del blitz gli investigatori hanno trovato 27 bare, di cui 3 casse in zinco aperte. L'orrore ha fatto il giro del Veneto in pochi istanti. Secondo i primi accertamenti si tratta di corpi tumulati da circa 25 anni e recentemente esumati per fare spazio nei cimiteri, secondo una pratica regolamentata dalle direttive cimiteriali. La cooperativa dell'Alta Val Sugana aveva l'autorizzazione per trasportare le bare dai cimiteri fino al forno crematorio nel Trentino, ma la prima tappa era in questo magazzino. Qui i resti dei corpi dei defunti venivano tolti dalle bare e messi nei sacchetti di nylon, ognuno con una propria etichetta nominativa. Solo in un secondo tempo venivano portati al forno crematorio. Le bare invece venivano letteralmente sezionate, i metalli che contenevano le casse, principalmente zinco e ottone, venivano recuperati e rivenduti al mercato nero. Non solo, ma la cooperativa risparmiava anche gli oneri per l'incenerimento delle bare, arrivando così a guadagnare fino a 400 euro a salma. Si parla di un giro d'affari di circa 300.000 euro in pochi mesi. Il titolare della cooperativa, un 65enne denunciato dai carabinieri, avrebbe giustificato agli investigatori che non pensava di fare nulla di male. Le salme arrivano dai cimiteri del Veneto, in particolare dal Vicentino, Rosà, Tezze sul Brenta e Brendola, da Cordignano nel Trevigiano, Abano e Cadonega in provincia di Padova e Pianiga nel Veneziano. Nelle prossime ore saranno chiamate dai rispettivi sindaci le famiglie dei defunti. Non c'è solo una questione economica, ma anche morale. Presto potrebbero partire contro la cooperativa diverse denunce. Non solo, ma gli investigatori dovranno accertare se all'interno delle bare ci fossero stati monili che non sono stati trovati. Questa mattina i carabinieri hanno depositato in procura gli atti con la richiesta di convalida del sequestro del capannone. Dovrebbe essere pronto adesso il servizio che interessa la sanità veneta. Lo ricordiamo, il PD che ha detto siamo il fanalino di coda come sanità vicentina, mentre il governatore Zaia assicura noi vogliamo puntare, dice, sulla qualità. USL Vicentina e fanalino di coda in Veneto. È l'allarme lanciato dal Partito Democratico Berico in vista del varo delle schede ospedaliere da parte della Regione Veneto. Con 2,9 posti letto ogni 1000 abitanti, spiega il Partito Democratico, il Vicentino è la terra più penalizzata e non andrebbe meglio nel rapporto tra apicalità, intesi primari, e numero di posti letto. Situazione che non è accettabile, quindi chiederemo in commissione che anche i vicentini siano trattati come gli altri veneti. La presenza di un primario, di un medico che è responsabile, è un elemento di sicurezza, è un elemento di attrattività anche per gli altri medici, è un elemento anche di prospettiva per un ospedale. Il rischio è di spingere su una sanità privata, di non dare al personale, quindi medico, infermieristico, le risorse necessarie per poter lavorare in serenità. Nei giorni scorsi le audizioni dei sindaci delle USL avevano messo in luce le criticità, come il venir meno a Valdagno del primariato di chirurgia e i posti letto dei reparti di ginecologia e terapia intensiva, mentre ad Arzignano e Montecchio sarebbero a rischio scomparse i primariati di pediatria, radiologia, oncologia ed anestesia. Primariati, posti letto, per il Presidente della Regione Veneto la visione impostata è verso il futuro.
Noi stiamo cercando sempre di adeguare la sanità a quello che è il futuro. Pensi che se avessimo impostato la sanità 10, 20, 30 anni fa sui posti letto avremmo sbagliato la programmazione. Stiamo realizzando ospedali con posti letto ad alta specializzazione. Allora è inutile che tu conti i posti letto. Vai a vedere che qualità di posti letto sono, perché un letto ad alta specializzazione non è un letto normale. E in quel letto ci vanno i pazienti veramente problematici. E adesso riflettori puntati sulla questione calda dell'autonomia, ai nostri microfoni la ministra Erika Stefani. Non ci sono alcune critiche, devono essere elaborate le dichiarazioni di Tria nel contesto. Egli semplicemente ha detto che noi stiamo lavorando in un percorso, e il percorso è un percorso virtuoso. Dice che occorre ovviamente che le materie richieste e quelle che vengono concordate devono essere costituzionali, e su questo non c'è dubbio, nella mia bozza non ci sono che materie costituzionali. Non vi è nessun dubbio sotto il profilo economico, questo non l'ha detto Tria, tant'è che io ho in mano dei pareri proprio del MEF su tutto l'impianto che danno favorevole. Vi sono purtroppo su alcuni temi, su alcune competenze, non si è trovato l'accordo con alcuni ministeri, vi sono parti di accordo con alcuni ministeri, sono dei punti nodali sui quali occorre ovviamente prendere delle decisioni. Sullo stesso impianto generale è importantissimo il dibattito parlamentare, il confronto con il Parlamento, dal quale ne emergerà sicuramente un lavoro, io non dico ottimo, ma io spero buono. Io il mio lavoro l'ho fatto, le bozze sono state stese, vi sono alcuni punti appunto, si diceva che devono essere sicuramente sviluppati. Oggi lo vediamo, siamo in un clima elettorale, sicuramente è un clima più effervescente, io mi aspetto che sicuramente dopo le elezioni europee questo tema deve essere prioritario. Si deve arrivare a un'intesa sull'autonomia, perché sono una richiesta di cittadini, di governatori, di presidenti di regione, ed è contenuta nella Costituzione, è un diritto costituzionale. E nella nostra redazione è arrivato un video messaggio di un libero pensatore. Buonasera amici di Rete Veneta, sono a due passi dal magnifico Teatro Olimpico, vicinissimo a Palazzo Chiericati e a Piazza Matteotti, ma non sono qui per parlare della bellezza di quest'area, sono venuto per parlarvi del macello, che proprio come dicevano i latini, nomen omen, ovvero il nome è rappresentativo delle caratteristiche del fatto o del luogo che descrive, questo non è più un luogo di macellazione della carne, ma è diventato proprio un macello, nel senso una gran confusione. Guardate, qui è crollato il tetto, ecco, circa dal 1975 quest'area è in queste condizioni, condizioni che sono poi state amplificate dal crollo del tetto, dalla mancanza di ogni attività di recupero di questo manufatto, che poi alla lunga è diventato impraticabile ed irrecuperabile. L'ultimo progetto è stato proposto nel 2018, ma di fatto nessun lavoro contenuto all'interno di quel progetto è stato portato a termine o quantomeno iniziato. Ci sono grandi esempi di recuperi di macelli sia in Veneto che in giro per il mondo, pensiamo a Udine, pensiamo a Padova, pensiamo a altri grandi recuperi in giro per il mondo come a Lugano. Diciamo che sono state fatte delle cose, si potrebbe partire da quegli spunti per recuperare queste aree. E se proprio non si può recuperare come è stato fatto in quelle zone, perché la caduta del tetto ha reso impossibile il recupero storico in chiave culturale dell'architettura del vecchio macello, almeno la nostra proposta è: costruiamo dei parcheggi, visto che la zona è afflitta storicamente da una mancanza di questi luoghi. Per te Veneta è sempre un gran piacere e alla prossima. Siamo alla cronaca con un colpo da professionisti. Ladri armati di flessibile hanno tagliato le inferriate di una porta a finestra della lavanderia di un'abitazione. Una volta scassinate sono entrati in casa, hanno preso di mira la cassaforte e dentro hanno trovato un vero e proprio tesoro in oro, collane, bracciali, spille, anelli, una catena di 1,5 metri, sempre d'oro,
orologi e anche due lingotti, documenti, 5.000 euro in contanti, decine di migliaia di euro di bottino. E adesso ancora cronaca con il prossimo servizio. Brendola, intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte in via Negrelli per un incendio sviluppatosi all'interno di alcuni locali di un centro benessere. L'allarme è stato dato da una pattuglia della Guardia di Finanza in transito in zona che ha allertato i soccorsi. Le squadre accorse da Lonigo, Erzignano e Vicenza con due autopompe, un autobotte e l'autoscala hanno spento le fiamme divampate all'interno del locale lavanderia del centro, evitando l'estensione all'intero edificio. Oltre ai danni per il fumo e il fuoco, la rottura di alcuni tubi dell'acqua ha allagato in parte i locali. Le cause di probabile natura accidentale sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. I danni sono ingenti. 90 Vicentina, hanno tra i 13 e i 16 anni, vanno ancora a scuola ma il tempo libero lo usano male. I tre studenti infatti entrano in uno store che vende abbigliamento in via Carlo Porta, rompono il dispositivo antitaccheggio e tentano di rubare vestiti per un valore di 240 euro. I tre ragazzini vengono però bloccati dai dipendenti che chiamano i carabinieri. Affidati ai genitori, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso al Tribunale per i minorenni di Venezia. Notte alcolica per un 36enne residente in città che finisce in incidente. L'uomo infatti con la sua Audi A3 finisce ruote all'aria in via di Velo. Nella sua corsa va a colpire altre tre auto in sosta, due 500 e una Kia Sportage. Quando arriva la volante della polizia, l'uomo era già riuscito ad uscire dal mezzo, ma l'inequivocabile fiato da alcol ha portato all'alcol test, risultato positivo con 1,42 microgrammi per litro. Il 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ritirata la patente. Isola Vicentina. È luna di notte quando i vigili del fuoco intervengono in via Lombarda per l'incendio di una casetta di legno adibita a ricovero di mezzi agricoli in una proprietà privata. I pompieri accorsi da Vicenza con un'autopompa ed un'autobotte hanno impiegato due ore per domare le fiamme e spegnere l'incendio. Spetta ora ai carabinieri individuare le cause del rogo. Prima dei saluti ricordo gli ospiti di Focus in onda questa sera a partire dalle 21.15, Roberto Caonna, Stefano Degana, Alessandra Moretti, Ivan Palasgo, Paola Roma, Antonella Tocchetto. Questo per noi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Robusto anticiclone, localizzato al centro dell'Europa, protegge tutte le nostre zone e garantisce tempo stabile per questo periodo pasquale. Infatti le perturbazioni scorrono, sono costrette a scorrere al di là delle Alpi, quindi prevediamo per domani, per Pasqua e in gran parte per Pasquetta, un cielo pressoché sereno, poco nuvoloso, qualche nube ma che non darà nessun effetto. Un peggioramento lo potremo avere nella giornata di Pasquetta, ma nella seconda parte, anzi verso la fine della giornata, con un aumento appunto della nuvolosità, e poi martedì e probabilmente anche mercoledì avremo un momento ecco di tempo più perturbato con delle precipitazioni che localmente potranno essere anche insistenti, ma anche questo sarà un intervallo in quanto poi avremo di nuovo un miglioramento. Quindi tempo stabile per le festività pasquali, per la gioia di tutti, con un vento molto debole, di direzione variabile, con tendenza però a provenire da nord, con temperature veramente piacevoli, perché almeno per la vigilia di Pasqua e per Pasqua avremo minime di 10-11 gradi e massime che raggiungeranno anche i 23-24 gradi. A Pasquetta si potranno abbassare un pochino. L'alto Adriatico sarà poco mosso. È tutto, buona Pasqua. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it